Aspetti e vedrà. Ecco fatto. Dunque, signor Lotrivoli. Loturco. Signor Loturco, scusi tanto, mi stia a sentire. Questa è Napoli. Questa tazza. Questa tazza. Questa invece è l'altra. La Juventus, l'approfittatrice, l'altra tazza. Questo invece è il campionato. Lo zucchero. Lo zucchero. Eh no, è un momento. Se no è finita, mi lasci fare. Dunque, in origine sono a pari punti tutti e due. Cioè, il napoletano, il Napoli e la tazza. La Juve. La Juve e il Napoli. Loturco. Lei che cosa farebbe? Che farei? Lo vede? Non lo sa nemmeno lei. Questo invece lo sa. Lo sa e ne approfitta. Cosa pensa lei? Lo smetterà una volta. Lei pensa così perché è un galantuomo, una persona per bene e ha fiducia negli arbitri. Questo invece no e continua. Guardi un po'. Ammonizioni, espulsioni, rigori. A favore sempre. No. Ma non ce la facciamo più. Ci hanno rotto cazzo e ci vanno provvedimento. La galera. Ecco, questa sarebbe l'unica soluzione. La galera? Eh sì, perché diciamolo francamente, caro signor Loturco. Loturco. Il Napoli ci fa mettere i piedi sulla testa. Sulla testa? Eh già. Perché vede, signor Loturco. Vede, signor Loturco, il Napoli rappresenta la parte sana, la parte onesta, la parte pulita del campionato. Viceversa, quelli sono proprio la parte, capito? Ma quelli chi? Ma come quelli chi? Di chi stiamo parlando? Di Agnelli, di Marotta, tutti i juventini, cioè del ragioniere Casoria. Ma chi è questo ragioniere Casoria che viene fuori ogni tanto? Oh, è quello che si frega le partite. Casoria si frega le partite? E anche il campionato. Partite e campionato? Esatto. E non vanno in galera? No, perché questi sono furbi, questi sono in complotto con gli arbitri e noi ci caschiamo. Ah. Guardi quello là, quel tipo. Ma non guardi però. Guardi. Ma non guardi. Ma come faccio a guardare senza guardare? Guardi, ma non faccio vedere che guardi, insomma. Questo per l'arbitro? Sì, orsato. Quello lì? E chi è quello? Il dottor Marotta? Ma che Marotta? Vicino. Vicino Marotta. Nedved. Nedved. Agnelli. Ma che Agnelli? Chiellini? Ci ho l'odore. Che la chiave che dico a in. Io non gliel'ho detto fino adesso per l'educazione. Ma lei è un tifoso fesso. E beh. Oh. Come beh? Non gliel'ho detto per nessuno. No, ma adesso che me l'avete detto che faccio? Ci sarebbe una soluzione. Ah, c'è una soluzione. Esatto. Ritirarsi.